sicuramente stancante, però allo stesso tempo adrenalinica. Avrai il numero 17. Alessandra Monno, 20 anni, barese, studentessa universitaria alla Facoltà di Lettere, è tra le 8 bellezze pugliesi che il 9 e il 10 settembre si contenderanno la corona di Miss Italia. Alta 1,75 m, occhi azzurri e capelli biondo scuro, è entrata di diritto nella rosa delle finaliste dopo essere stata eletta Miss Puglia. Lo scorso anno, dopo aver conquistato il titolo di Miss Bari, dovette rinunciare alle prefinali nazionali a causa di una dermatite. Ora sta rivivendo il sogno. L'abbiamo raggiunta telefonicamente a Montecatini Terme, sede della finale. Tesa ma emozionata, le abbiamo chiesto tra una prova e un balletto come sta vivendo l'attesa e come è articolata la giornata tipo delle aspiranti Miss Italia. Io sono una ragazza che vive tutte le esperienze che mi si presentano con gioia e tento di rapportarmi a tutte le altre ragazze per come sono io realmente. Quindi si sono già venuti a creare tanti bei rapporti. Ovviamente la giornata tipo è sveglia alle 6:30, colazione tutti assieme e poi ci spiegano man mano ciò che si andrà a affrontare durante la giornata. Noi ovviamente facciamo sempre tante foto di gruppo, altre fanno foto per ogni sponsor. Noi 21 regionali, per i primi giorni abbiamo fatto cose diverse rispetto alle altre ragazze. Oltre alla Monno, tra le 101 finaliste ci sono altre 7 bellezze pugliesi. Gloria Radulescu, 20 anni di Corato, Valentina Lopez, 24 anni di Bari, Laura Procacci, 18 anni di Canosa, Emilia Gorgoglione, 18 anni di Barletta, Annalisa Raia, 22 anni di Capurso, Giulia Gallo, 18 anni di Taranto, Maria Grazia Dimmito, 22 anni di Cerignola.